pensare che quando si era zoppato lo volevano abbattere. E invece guardalo là. Più piano! Ada! Fallo andare più piano! Papà, hai visto che progressi ha fatto, Posco? È il migliore che abbiamo mai avuto, te l'avevo detto! Sì, è un gran bel cavallo, ma sta attenta, non ti ci affezionare troppo, mi raccomando, Perché? Perché? Perché non è nostro, lo sai, noi lo accudiamo e basta. Sempre con questa storia. L'ingegner Bertone può venire a riprenderselo in qualunque momento. Mamma diceva che in realtà non è neanche ingegnere e che non c'era da fidarsi molto. E poi non ha neanche una lira per pagarti, quindi non può riprenderselo. Non lo sottovalutare mai, Bertone. È un buon amico. Ed è un gran lavoratore, soprattutto con le carte in mano. Nasconditi qui, aspettami. No, perché? Dove vai tu? Stai tranquilla, torno presto. Vai, vai, vai. Buongiorno. Allora, com'è andata stanotte? Ho atteso tutta la sera la mano vincente quando finalmente c'avevo il punto. 8 secco. Con le mandane bombardieri. La maledetta guerra che ci ha tolto tutto. Anche le corse dei cavalli. Quelle sì che erano tempi. Ma torneranno? Torneranno. Sì, tanto perdevate pure prima. Comunque io al rifugio non ci sono andata. Non serve a niente. Tu pensa a Sant'Antonio che ti protegge. È caldo? Mm-hmm. Mi raccomando, lo zucchero.
Uno solo? Sì. Che se no finisce. Sì, sì. Quando è arrivato questo? Ieri. È dell'avvocato Strano. Ha mandato un'altra volta un bello salame. E con la guerra la gente normale non sa che cosa mettere sotto i denti. Voi vi lamentate. Salame? Sì. Sì. Contento voi. Sì, ma guarda che sta facendo la mia pelle mangiare solo salame. Ma che dici, amore mio? Tu hai la pelle liscia come quella di un bambino. Buongiorno, amore. Buongiorno. Ho pensato a dei nuovi passi di danza per la mia rivista. Ah, sì? Li vuoi vedere? Certo. Sei bravissima. Sei una vera artista. Sul cartellone metterai solo il mio nome, vero? Certo. Sarà un successo straordinario. E io vado a lavorare. Che? Aldo? Volevo lasciarle questo. Un po' pochino per 4 mesi d'affitto arretrato. Era un gesto di generosità dal quale mi aspettavo riconoscenza. Peccato per lei. Oh, no, 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 no. Date qua, va bene. Ah. Ma se la prossima settimana non vedo i soldi, questa volta vi butto fuori. È proprio vero, la gentilezza è una cosa d'altri tempi. Sì, sì. Così come pagare l'affitto. Che pazienza. Che pazienza che ci vuole. La prossima settimana. Fausti, il solito. Arriva. Segna, Faustino. Segna. Va bene. Ingegnere. Geometra facci. Le avevo detto che l'avrei chiamata io. Ma sono così in pena per te. Sì, sì, sì. Lo sono anch'io, ma qui occorre molta discrezione. Si sieda. Sì. Si metta comodo. Geometra, la sua è una vicenda che io ho preso molto a cuore. E penso di avere trovato la strada per fare tornare suo figlio in libertà. Come potrò mai ringraziarla, colonnello? E anch'io, sa, sono riuscito sia a rimediare i soldi. 20.000 lire, giusto? Se lei comprenderà, io, per me, non le ho chiesto niente. Ma lo so, lo so. Non so proprio come sdebitarmi, colonnello.
Bene, può andare. Ja, prego. Warte. Aber nein, warte schnell. Also bitte, Freunde. Guten Morgen. Sì, sì, senti, Giorgio. Hanno detto che è stato arrestato perché è un comunista. Ma lui non si è mai occupato di politica. Ci deve essere uno sbaglio. E vorrei sapere dove l'hanno portato. Per favore, posso almeno vederlo? I documenti del prigioniero Santi. Sono spiacente, ma qui c'è scritto che vostro nipote è stato fucilato questa mattina. Coraggio. Coraggio, Delina, vieni. Das geht ins Archiv. Allora? Il figlio del Giamo te la faccia. Ah, sì. Ma i soldi? Immagino ci siano tutti. È la mia parte. Non farmi pentire, altrimenti mi tengo anche quelli. Ma no, di solito dividiamo diversamente. Stavolta non è possibile. Il giovane Facci è stato preso mentre sparava ai repubblichini. Servono più soldi per la sua liberazione. Riferirò. Prego, signori, fate il vostro gioco. Siete chiuse, Ariane va per tutto. 30 rosso. Giocare. Banco. Cambiami questi, E dove li ha trovati? Allora, colonnello? Evidentemente al mondo c'è ancora qualcuno che si fida di me. Deve essere un santo. Vai via, iettatore. Questa è una serata alternata. Ho perso l'altra sera, stavolta è turno mio. Ma stavolta si fermi quando è il momento. No. Scusate, signori, si riprende. Ponte Polpetti, buonasera. Voi permettete? Conte Volpetti, lasci qualche cosa anche agli altri ogni tanto. Nihil impossibile volenti. Niente è impossibile con la volontà. Neanche perdere tutto. Un permesso. Tutto sul nero. Pardon. Tutto sul nero. Signori, mi dispiace, il gioco si interrompe. Basta con le puntate, basta. Tutti a rifugio. No, 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 che rifugio, si gioca. Signori, dove andate? Scusate, si gioca. Ora finisce, dove vai? Fermi, questa mano va giocata. Si gioca. Thank you.
Mi hai fatto andare di nuovo al rifugio da sola. Scusa, amore. Guarda che ti ho portato, però. Tieni. Amore, è meraviglioso. Ti piace? È stupendo. Pronto? Sono io, sì. Sandrino Boni? Certo. Quando? Ma vi ha detto lui di chiamarmi? Vado subito. Grazie, grazie. Amore, ma chi era a quest'ora? Niente, niente, dormi. Che fai, non torni a letto? Devo andare a prendere il mio cavallo. Ma tu non hai un cavallo. Invece sì. Devo andare adesso, scusami. Bertone! Ma vaffanculo! Wo wollen Sie denn hin? Warum schreien Sie? Dieser Mann versteht kein Deutsch. Ci perdoni, ma abbiamo fatto un lungo viaggio e oggi è la terza volta che buchiamo. Sono questi maledetti chiodi a quattro punte. Il sabotaggio di quei banditi che voi chiamate partigiani. È un po' presto per andare in giro col coprifuoco. Ha ragione, ho avuto un problema personale. Spero niente di grave. Ma la sua imprudenza può tornarci utile. Può dirci dove possiamo trovare un gommista? Ce n'è uno, proprio in fondo alla strada. Vive sopra la sua officina. Los gehen Sie, überprüfen Sie das. Jawohl, Oberst. Ihr beiden, mitkommen. Una sigaretta. Grazie. Genovese? Napoletano. Ah, Napoli. Bella città. L'anno scorso, proprio di questi tempi, ero all'Hotel Vesuvio. Aprivo la finestra e avevo il mare davanti. Mergellina, Posillipo. Ma poi anche Capri. Sì, Capri. Ci è dispiaciuto lasciare Napoli. I suoi concittadini, invece, erano così felici che ci hanno sparato addosso. In effetti, poi, non sono proprio napoletano, vabbè. Sono nato a Sora e, a dire la verità, mi sento quasi più romano. Non siamo molto amati neanche lì. Lei invece risiede qui, a Genova? A Milano. Prima della guerra ho studiato lì filosofia. E ci si trova bene? Per niente. Clima spiacevole, gente ribelle, ostile. Voi italiani non amate molto questa guerra. Non amiamo la guerra, in generale, neanche quando è giusta. Necessaria come questa. Lei pensa veramente che sia necessaria e giusta? Lei no, signor? Müller. Colonnello Wilhelm Müller. E lei? Bertone. Ingegnere Giovanni Bertone. Bertone? Ricordo di aver conosciuto un Filippo Bertone, esperto di disegni antichi. È mio zio. Ah, grande persona. Me lo saluti. Morto. Purtroppo. Mi spiace. Comunque mi sembra che quel Bertone che ho conosciuto non si chiamasse Filippo. Ah no? Ecco, arriva il commista.
La sua informazione è stata preziosa. Spero di avere il piacere di rincontrarla, ingegnere. Faccia presto. Lo spero anch'io. I miei rispetti. Bertone. Stia più attento col coprifuoco. I tedeschi sono piuttosto pignoli su queste cose. Lo terrò presente. Auf Wiedersehen. C'è qualcuno? Chi c'è là? Oh, Madonna mia. Bosco. No. Fusco, che t'hanno fatto? Fusco, Fusco mio bello, che t'hanno fatto, eh? Fusco, io non ti dovevo lasciare. Fusco mio bello. Che t'hanno fatto? Che t'hanno fatto? Perdonami, amico mio. Oi! Ma stai bene tu? E come facevo io senza di te? Bello scherzo mi hai fatto. Andiamo, va. Fermo. Lascialo stare. Tu devi essere Ada, la figlia di Sandrino. E tu devi essere l'ingegner Bertone. Come sei cresciuta? Come hai fatto? Gli ho insegnato qualche trucco, così si può difendere. Ma dimmi di tuo padre, che gli è successo? I soldati l'hanno portato via. Italiani o tedeschi? Non lo so. Mi dispiace, io cercherò di fare tutto il possibile. Ho delle conoscenze, prenderò delle informazioni. Beh, e adesso però devo andare, eh? No, senza mio padre che ti dà il permesso di prenderlo, io Fosco non te lo lascio portare via. E poi dove va lui vado io. Piccola, guarda che tuo padre lo curava per me, ma il cavallo è mio. Ma non lo faceva certo gratis. Gli devi un sacco di soldi e il cavallo rimane qui finché non paghi. Tu senti se sono cose che deve dire una bambina. Senti, il cavallo è mio e non ho tempo da perdere. Andiamo. Fosco. Fosco. Tu guarda. Tu così mi ringrazi per averti salvato dal macello. Andiamo. Digli immediatamente di muoversi. Diglielo. Mio padre mi ha raccontato di tutte le corse che avete vinto insieme. Eh sì. Tuo padre era il miglior fantino che ci fosse. Anch'io sono brava, sai? Ah sì? Vero Fosco? Ma parli sempre tu. Guarda, un'osteria. Hai fame? Sì, tanta. Ecco. Stai qua, eh? Stai qua. Fai quello che ti dico io. Mm-hmm. Tieni. Va bene. Oi, che cosa vuoi?
vorrei mangiare. Guarda che qui non facciamo credito a nessuno. Via, dai, aria. Ma io ho i soldi. E allora è diverso. Lo zio Franco ti dà tutto quello che vuoi. Arrivo subito. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Zio Franco, scusa, mi porti il pane, per favore? Certo, subito. Ecco qua. Signore, lo sa che da quando papà è andato in guerra, lo zio Franco è stato molto buono con me? Ma andiamo, cosa stai dicendo? Mi dà da mangiare e un posto dove dormire. Insomma, la pianti di dire queste scemenze? No, un momento. Eh? Lasciamola continuare, la bambina. E via, non crederà a quello che ha detto. Io non credo niente, io ho sentito e mi basta. Ma se io nemmeno la conosco... No, adesso lei si calma. Si siede. Prego. E mi dice dove è un telefono. Quelli che si sbaglia se pensa... Non si preoccupi, avrà modo di spiegarla ai miei colleghi quando arrivano, ah, ecco. Come colleghi? Scusi, aspetti un momento, no? La prego. Ma no. Ma cosa fa? Per favore. Non c'è nessuna fretta. Che bisogno c'è di mettersi a telefonare quando se ne può parlare? Insomma, sì, possiamo trovare un accomodamento, una soluzione che vada bene per entrambi. Mi capisce? Lei sta cercando di corrompermi. No. Colpo d'artista. colpo d'artista. Allora, com'è andata? 50.000 lire sono riuscito a farmi dare. Muoviti, dai, sennò tuo padre ci invecchia in prigione. Ma noi lo liberiamo, vero? Certo. Un artista. Vorrei lasciare Fosco qui dentro. È un posto sicuro questo. Di là. Tu dici? Certo. Guarda che nessuno più di me vuole Fosco in perfetta forma, sai? Ah, bravo, Fosco. Vedrai che qui starai benone. Io devo passare da casa adesso. Fosco, andiamo. Stai buono qua. Ciao, Fosco. Sei bello vestito così. Sarebbe ancora più bello se pagasse l'affitto al portiere, che oggi mi ha pure fermato per le scale. Se mi cerca un impresario, che figura ci faccio? Bellissima. Guarda. Ce li ho. Oggi regolo. Regolo tutti. Benito. Ti regolo il portiere, tutti. Scusa, ma come? Quei soldi servono per liberare mio padre. Chi ha mai detto il contrario? Non fare il furbo, eh? Ehi, ma come ti permetti? Tu sei insopportabile. È sporca. Datele una bella lavata, poi la passa a riprendere dopo. Io non ci penso proprio. Io non mi voglio lavare. Ma tu puzzi! Puzzi di cavallo, sei stata dentro una stalla, figlia mia. No, qui io non ci resto. Voglio venire con te. Capatoste, dai. Cammina. Buongiorno. Tu guarda se per colpa tua non mi metto nei guai.
Ma hai detto che qui ti conoscono tutti. Sì, ma è meglio se qualcuno non mi riconosce. Prigioniero della SS. L'accusa è di mercato nero, per lui c'è il plotone di esecuzione. Ma no, non è possibile, lo conosco bene. Avrà rubato qualche gallina, ma... E poi... Questo mio caro amico è il padre di quella bambina. E tu... Tu questa volta mi devi dare una mano. La signora Riva, anche lei ha figli, ma questo non fa nessuna differenza. Io della Riva non so. Ma come stai sicuro? Io ti porto i soldi. Anche la signora Riva può pagare. Ha un marito antifascista, ma lei è anche molto ricca. Ho capito, ci penseremo dopo. A lei. Ora stiamo parlando di me. Tu mi devi dare tempo. Solo fino a domani, eh? Vedrò cosa posso fare. Non bastano. Come non bastano? Sono 50.000 lire. Io ho rischiato la vita per trovarli. Ed io rischio il plotone di esecuzione. Ci vogliono altri 50.000 lire. Dove li vado a prendere? Senti, se vuoi il resto, tu togli quel nome dalla lista dei condannati alla fucilazione. Non più di 2 giorni. 2 giorni. Com'è andata? Male. Per mio padre? No, per me. Non c'ho più una lira. E adesso? Non ti preoccupare, c'ho un piano. Sandina? Eh? Fate qualche cosa da mangiare, per favore. C'è solo salame. Andrà benissimo. Valeria è in casa? Sì, in belletta. La signorina. Valeria! Amore? Sì? Prepara le valigie, si parte finalmente. Ah sì? Per dove? Ti ricordi il dottor Gora? Ma chi è il produttore? L'ho incontrato stamattina. Mi dice, ma quando è che avremo il piacere di vedere Valeria Vinci in uno spettacolo tutto suo? Ma davvero ti ha detto così? Te lo giuro, lo sai che cosa sono riuscito a strappargli? 3 mesi di scrittura nel suo teatro. 3 mesi? 3 mesi. Io già me lo vedo. Il tuo nome brillare all'Odeon di Savona. Ah, amore, ma è fantastico. Vuole fare le cose in grande. 20 ballerine, un coreografo francese, mi ha fatto pure il nome, ora mi sfugge. Un'orchestra di maestri. Basta solo che io gli versi un anticipo e la cosa è fatta. Un anticipo? Sì. Ma come? Lui ci vuole e dobbiamo pagare noi. E là stai bello, perché lui ci vuole soci al 50%. E io ora, purtroppo, mi trovo in una contingenza per la quale non posso versare l'intera somma.
quindi pensavo, se tu mi dai qualche oggetto... I miei gioielli? Sì, insomma... beh, ti giuro, solo qualche giorno, poi te li spegno, te lo prometto. Tu mi hai promesso un sacco di cose. E poi mi hai già preso gli orecchini con gli zaffiri. Ah, sì. Appunto, ti spegno anche quel, Valeria. È l'occasione della vita, amore mio. Non se ne parla proprio. Ecco, se vuoi, puoi riprenderti l'anello con lo zaffiro orientale che mi hai regalato l'altro giorno. È un pezzo unico, inimitabile. Le collanine d'oro, invece? Sono vere. Giusto? Tu stai insinuando che io ti ho dato una... Amore, l'ho sempre saputo che era falso. Ma io sono una signora e ho apprezzato il gesto. Sapevo che lo facevi con il cuore e non ho voluto ferirti. Comunque, se ti azzardi a toccare i miei gioielli, giuro che ti taglio le mani. Ada, mi devo allontanare per qualche minuto. Tu stai qui con Santina, va bene? Va bene. Aspetta che torno subito, sai. Ciao, carino. E me che cercavi? Cerco la signora Olga. Qui di signore non ce ne sono. Se puoi dirle che c'è un suo amico, per cortesia. Sandra, chi è? Olga. Sono io. Che cosa vuoi, Giovanni? Cosa sei venuto a fare? Veramente ti ho visto per strada l'altro giorno. Volevo venire prima, ma poi sono stato occupatissimo col lavoro, lo sai com'è. Allora, come va? Benissimo, non lo vedi? Mi faceva piacere rivederti, speravo che fosse reciproco. Mi hai rivisto. Ora te ne puoi pure andare. Capisco, vedo che mi sbagliavo. Sì. Ti sbagliavi. Olga, ma cosa stai facendo? Ti si fredda tutto. Giovanni! Che sorprese. Ma come? C'è Giovanni e te non mi chiami? Lasci, è solo una visita. Come stai? Sempre bene, vedo. Grazie. Hai cenato? Veramente non ancora. Allora ti fermi qua con noi. Avrai un sacco di cose da raccontare. Non vorrei disturbare. Ma cosa dici? Dai! Tu permetti? La padrona è lei. Prego! Accetto con piacere. Giovanni! Quanto tempo! Avanti, racconta. Che cos'è che fai oltre al gioco, si intende? Ah no, il gioco non mi interessa più. Ah no? Davvero. Sono diventata una persona seria. Solo lavoro. Lavoro? Davvero? E di che cosa ti occupi? Eh beh, la lira va giù, ma le pietre tengono. Quindi compro e vendo gioie. Come una volta? Sì, come una volta. La guerra è dura per tutti e la gente è costretta a liberarsi dei propri averi. E si possono fare anche... degli ottimi affari, come questo, per esempio, vedete? Oh. Bello! Le sette bellezze, oltretutto, in un momento come questo viene anche pochissimo. Era della moglie di un gerarca. Ah, sì? Lui è rimasto bloccato al sud. Lei se la passa veramente male. Veramente di classe. È un antico zaffiro orientale. La poverina
Chiede solo 30.000 lire. Però, quasi quasi me lo compro. Lo compro io. Come? Interessa la signora? No, 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 se lo vuole Olga. Perché i miei soldi non ti stanno bene. Che c'entra? Veramente. E allora? Olga. Era tanto che non la vedevi. Da un po', sì. È cambiata. Nervosa, litiga con tutti. Giovanni, se non le volessi bene come a una sorella, credimi, per com'è la situazione adesso io dovrei... Ecco l'assegno. Se vuoi te lo controfirma anche la signora Vera. Scusate. Ma cosa fai? Meglio che vada. Giovanni. Giovanni. Giovanni, aspetta. Vieni qui. Da lei li avresti presi? Perché da me no? Lo sai perché? Certo che lo so, è falso. Ma perché da me no? Tieni, sono 20.000 lire, tutti i miei risparmi. Prendili. Ma tu perché fai questo per me? Mi hai regalato gli unici giorni felici che abbia mai avuto. E io li ricorderò per tutta la vita. Io sono stato un vigliacco. Ormai non ha più importanza. Vigliacco sono stato. Prendili. Davvero, prendili. E poi non tornare mai più. Cari. Tutto sul rosso. Qui. Dai, facciamola girare bene. Sì. Vediamo un po'. 20 sul rosso. Colonnello, conosce le regole, quella cifra è oltre la puntata massima. Se sono le regole della casa, vuol dire che giocheremo un poco alla volta, non è la compagnia che ci manca. Fate il vostro gioco. Venti nero. Prego. Prego, signore, le puntate sono aperte. Ho sentito prima che il croupier l'ha chiamata colonnello. Fate il vostro gioco. Regia cavalleria, certamente. Cavalleria? Giocare, prego. Avrà certo molta nostalgia di una bella corsa a cavallo. Immagino che abbia conservato una certa dimestichezza. Sai, per quello la mia famiglia possiede ancora qualche puro sangue. O magari si tratta invece semplicemente di qualche vecchio ronzino. Buono soltanto per farci salsiccia. Bene, le jeux sont faits, rien ne va plus. Sono pronto a scommettere. Ah sì, anch'io, ma diversamente da lei di solito vinco. Allora non avrà difficoltà ad accettare una sfida? Certamente. Direi che possiamo vederci domattina al pratone della vecchia fabbrica. Alle 10 in punto. Non mancherò.
C'è un'altra cosa, per poter correre contro i miei cavalli, la puntata minima è di 100.000. Lei ce l'ha questa somma? Quello, come avrà notato, per me non è un problema. La saluto. Bertone, quello è uno che non scherza. Stia attento. Signori, prego. Fate il vostro gioco. Russo. Alle Offiziere zu mir zum Rapport. Wir haben eine Mission von höchster Wichtigkeit. Jawohl. Ada, svegliati. Devi venire con me. Dico, questo cos'è? Uno scherzo? Mi dispiace, io, come le ho detto, ho avuto un contrattempo improvviso. D'accordo, facciamo così. Visto che è venuto senza soldi, se lei perde la corsa, mi prendo il cavallo, hm? Va bene. Cominciamo. Correrò contro di lui? Qualche problema? Ci credo, 40 kg di differenza. E allora? E allora con questa zavorra non sarò mai in grado di vincere. E chi ha mai detto che è venuto qui per vincere? Hm? Lasciamo perdere. Non se ne fa niente. Non so se le conviene. Le vede quelle persone? Stanno già puntando tanti bei soldi sulla nostra corsa. Se vuole si può dichiarare battuto. Però il cavallo resta a me. Decida. Allora corro io. Cosa? Tu! È una follia. È troppo rischioso. Io lo so che tu sei brava, ma questa non sarà una corsa corretta, capito? Farò attenzione. E poi guarda, che è per mio padre che lo faccio. Dobbiamo vincere assolutamente. Se no, come facciamo a farlo uscire di prigione? Bertone! Allora, ci vogliamo sbrigare? Pronti? Tre. Forza, Fosco, forza! Due. Uno. Via! Thank you.
Dai, Ada. Dai. Dai, che ce la fai. No. Bravissima! Bravo, Mosca! Bravo! Ha vinto la bambina! È arrivata prima! Una condotta di gara impeccabile, signorina. Lei ora paga? Naturalmente. Io rispetto i patti. Se l'hai guadagnato, è suo. Non capisco, scusi. Che cosa c'è da capire? Se scommetto soldi, vinco soldi. Se scommetto un cavallo, vinco un cavallo. Eccolo. Se lo prenda, è suo. I patti non erano questi. Qui le regole le faccio io, e io soltanto! Venite, ragazzi. Avvicinatevi. Senta, deve scusarmi. Mm. Non c'è bisogno di scaldarsi così, no? Mi ha fatto perdere un mucchio di soldi oggi, amico mio. E siccome ho sentito dire che lei aveva un'ottima mira, le propongo un piccolo gioco. Scommetto 50.000 lire che quest'uomo saprà colpire perfettamente un bersaglio in movimento, nella fattispecie questo cavallo, anche con gli occhi bendati. Se riesce a colpirlo, si prende i soldi. In caso contrario, la scommessa è persa. Ma è matto, vuole che tu spari a Fosco. Stai calma. Datemi il fucile. Stai calma, Ada. No, non è possibile, non farlo, non puoi uccidere Fosco. L'hai detto anche tu che abbiamo bisogno di soldi per tuo padre, no? No, non puoi, non puoi, ti prego Giovanni, non farlo, no. Ti ricordi quello che hai insegnato a Fosco? Ada. Scommette. Credevo ci sarebbe riuscito. Mira impressionante. I soldi. La polizia, la polizia! Via tutti! Vieni. Andiamo, vieni! Corri! Veloce! Dai, dai, dai! Alla macchina, svelti! Andiamo! Via! Porta via il cavallo! Perché mi hai fatto venire?
per lei. Chi è? Si chiama Ada. È la figlia di un mio amico. L'hanno preso i tedeschi, io sto facendo di tutto per farlo liberare, ma fino a quel momento lei sta con me. E io che cosa c'entro in questa storia? Tu sei l'unica. Non se ne parla proprio. Ma come ti viene in mente? Hai ragione, scusa. Questi sono i tuoi? No, io te ne ho dati di meno. No, tienili. Dai, tienili. Quando vinci, se non dividi, la iella disattacca. Lo sai come sono fatto? Troppo bene. Pure io so come sei fatta tu. Come sarei fatta? E come faccio adesso a dirtelo in due parole? Giovanni. Ciao. Che bella. Splendida. Grazie. Anche tu sei bella. Che cosa devo fare? Ammia un po' che bella figura. Com'è bello qui, signora. Mi ha chiamato signora. Tesoro, ti accorgerai che qui è tutto finto. E questa chi è? La figlia di un amico. Olga, questo non è un albergo. Lo so, però è un'emergenza. Solo per pochi giorni, non vi darà fastidio. Va bene. Allora darò una mano in cucina. Vai. Vieni. Hier ist die einzige Stelle, wo das englische U-Boot landen kann. Secondo le nostre informazioni, l'arrivo di Forte Braccio della Rovere dovrebbe avvenire nei prossimi due giorni. E si può sapere chi è questo della Rovere? Un generale. Un generale padogliano inviato qui per assumere il comando della resistenza nel nord Italia. Dobbiamo impedire lo sbarco? No. Il vostro compito è prenderlo. E prenderlo vivo. Su questo voglio essere molto chiaro. Al della Rovere non deve essere torto un capello. Va arrestato per assestare un duro colpo ai nemici della Germania. È un'operazione della massima importanza e segretezza. Ogni errore da parte vostra verrà severamente punito. Non posso aiutarvi. Mi spiace. Passate domani. Va bene. Andiamo. Prego. Buongiorno. Guten Morgen. Buongiorno. Ingegnere, gradisce un caffè? Se è caffè, caffè. Se è come quello dell'altra volta, no. Grazie. Ma è successo qualche cosa? Non c'è nessuno? Yeah, c'è un'aria strana. Aspetti, Pierlo. Manca il zucchero. Sì. Cinque. Sergente Walter e gli altri sottufficiali, tutti convocati a comando. Io proprio lui dovevo vedere. Non glielo consiglio, oggi era di pessimo umore. Non gli piace lasciare il suo ufficio. Quindi anche le signore sono andate via senza vederla? Anche loro, ingegnere. Auf Wiedersehen. Lo zucchero buonissimo.
caffè non è cosa vostra. Mi scusi, signora, riguardo a suo marito, ho delle novità. Buone. Io sono il colonnello Giovanni Bertone. Noi abbiamo già avuto modo di vederci nella stanza 25. Ho notato la familiarità che ha con i tedeschi. Non la biasima. Queste onorificenze me le sono guadagnate servendo con fedeltà ed onore la patria, però se lei credete che io sia inopportuno... No, la prego di amare un po' scossa. Ci dica piuttosto cosa è riuscito a sapere. Vede, cara signora, io ho fatto delle domande e ho avuto delle risposte. Il suo figlio è stato arrestato con l'imputazione di appartenenza a banda armata che opera contro il legittimo governo di Salò. Legittimo? La scusi, è sconvolta. Sono momenti difficili per tutti. Ascolti, se lei pensa di essere in grado di fare qualcosa per liberare mio marito, ce lo dica chiaramente. Mi faccia finire. La prego. Sì. Purtroppo le accuse, non voglio sapere se giuste o ingiuste, sono gravi. La situazione è piuttosto complessa. Però esistono dei modi per cercare di sciogliere, di facilitare la situazione. E di quanto ha bisogno? No, qua per me assolutamente nulla. Qual è la somma che servirebbe per liberare mio marito? Io sono costernato. Questa gente sta cercando di racimolare il più possibile prima di allontanarsi. Lo sanno anche loro che la guerra è persa. Intanto ci sono italiani che continuano a morire. Mio marito forse si potrà salvare pagandosi la libertà, ma gli altri? Guardi, io cerco di fare tutto quello che posso. Ma certo, anche mia nuora lo capisce. No. Non involgariamo questo momento. Io voglio solo sapere dove posso trovarvi. Stai tranquilla. Devi avere fiducia in Giovanni, perché lui non tradisce gli amici. Si è detto che aiuterà tuo padre, lo farà. Sei innamorata di lui, vero? È il tuo fidanzato? Sì, lo era tanto tempo fa. Lui mi veniva a prendere, mi portava al mare. Non so quanto mi faceva ridere. Eravamo felici. Puoi provarci di nuovo? No, non credo. Perché? Aspettavamo un bambino. E poi questo bambino non è arrivato. Forse se non fosse successo, la vita di entrambi sarebbe stata diversa. Mi dispiace. Sai che faccio? Io me ne sto un pochino qui vicino a te. Valeria.
Geometra facci. E per poco non mi fa morire. Mi deve perdonare. Stavo venendo da lei per ringraziarla. Il mio ragazzo è tornato a casa. Ah, meno male, meno male. E lei si è dato sempre tanto da fare per noi. E volevo in qualche modo sdebitarmi. No, ma davvero, Geometra, non si doveva disturbare. Purtroppo non ho potuto trovare altro denaro, ma volevo darle almeno questo. Tenga. Salame, immagino. Come fa a saperlo? Beh, lasci stare. Grazie, la saluto. No, per carità. Buona giornata. Pronto, Casariva? Ah, buongiorno, signora. Sono il colonnello Giovanni Bertone. Si ricorda? Sì. Signora, volevo dirle, io penso ci siano delle buone speranze. Se lei volesse incontrarmi... Dove vuole, signora? Certa. Va benissimo. Va benissimo. A presto, allora. Della Rovere stava scappando. Non c'era altra scelta. Della Rovere andava preso vivo. E invece ci troviamo tra le mani un cadavere. È stato un grave errore. Ora dobbiamo solo cercare di ridurre le conseguenze negative che ne deriveranno. Io voglio. I corpi di Della Rovere e del suo complice andranno seppelliti fuori Genova. Il tutto nella massima segretezza. L'ufficiale e i soldati responsabili del fallimento dell'operazione saranno trasferiti sul fronte orientale. Faccia girare la voce che il generale Della Rovere è nelle mani delle SS e che lo stiamo interrogando. E auguriamoci solo che qualcuno della resistenza cada in questa trappola. Trasferirà anche me sul fronte orientale? Lei non sarà altrettanto fortunato. Ma il prossimo errore l'attende la corte marziale. Può andare. Ciao. Grazie di tutto. Non ti preoccupare. Davvero?
Comunque l'ho fatto con piacere. Lo so. Più tardi ho un appuntamento importante. E speriamo di avere delle buone notizie, eh? Vieni. Siediti là. Faustino, puoi portare dei pasticcini per la bambina, per favore? Certo. Stai qui e aspettami, eh? Sì. Buongiorno. Sono contento di vederla. Tieni. E la signora? Sua suocera? Non è potuta venire. Comunque basto io, lei non crede. Vede, signora, io ho preso talmente a cuore la sua vicenda che ieri ho mosso tutte le mie conoscenze. E mi creda onestamente, non è per vantarmi, ma ne conosco di gente. Risultato? È una cosa lunga e complessa. E costosa. Posso immaginare? Purtroppo sì. Centomila lire. Pensa che possano bastare? Certamente, per il momento... Sì, io lo consegno immediatamente a chi di dovere. Lei mi aspetti qui. Però, mi raccomando, non perda la speranza. E creda, creda fermamente nella mia profonda amicizia. Finisci dopo, dai. Faustino, segna. Va bene. Davvero fare qualcosa? Io sono il più bravo di tutti. Ich glaube um Mittag, Herr Obers. Vedi. Warten Sie draußen. Aspettami qua. Ingegner Bertone. Colonnello Miller. Come mai qui in un luogo così poco piacevole? Già. Si ricorda l'altra mattina quando lei mi disse che non tutti in questa guerra purtroppo la pensano come noi? Sì, me lo ricordo. Bene, io ho un parente alla lontana, si intende. E insomma, questo parente che tra l'altro è il padre della bambina... Ebbene, lui non la pensa come noi. Lui... Non ha sentito il richiamo della patria e si è schierato dall'altra parte, quello che è peggio che si è fatto pizzicare. È stato arrestato, insomma. Adesso rischia di subire una punizione giusta, per carità, giusta, ma che avrebbe conseguenze irreparabili sulla bambina. E di cosa sarebbe accusato questo suo parente? Mercato nero. Ma... Per dare un pezzo di pane, cuore di padre, per bisogno, mai per lucro. C'è la fucilazione per questo? Lei lo sa, se si dovesse credere a tutto quello che dice la polizia. Io sono della polizia. Ma se tutti i funzionari di polizia fossero come lei... Non amo essere a tuo lato. Il nome? Sandrino Boni.
Bene, vedrò subito cosa posso fare. Se lei vuole dire a sergente Walter... Non ho bisogno di parlare con nessuno. Io glielo ordino. Io davvero, colonnello Mueller, non so cosa dire. Io posso solo anticiparle le benedizioni e i ringraziamenti di tutta la famiglia. Non amo essere ringraziato, né tantomeno benedetto. Torni a trovarmi, la rivedrò con piacere. Volentieri. Mi ascolti bene. Voglio che Sandrino Poni sia mandato ai lavori forzati. Mi dispiace. È troppo tardi. È stato fucilato questa mattina. Attenda alcuni giorni prima di comunicarglielo. Ada, è fatta. Non può ancora uscire, ma Mueller ha promesso che se ne occuperà. Va bene. Che è successo? Non hai capito? Abbiamo salvato la vita a tuo padre. Sì, ho capito, ma non mi piace qui. Andiamocene via. Fammi fare solo un'ultima cosa. Gehen Sie und warten Sie draußen. Guarda che io non sapevo che avrei incontrato il colonnello Mueller. Ha preso la sprovvista anche a me. Io sono un uomo di parola, se mi prometto, poi mantengo. Queste sono ben 100.000 lire, la metà sono per Riva. L'altra metà, ti ricordi, sono per Sandrino, il mio amico, il padre della bambina. Va bene. Entro domani al massimo sarà tutto risolto. Riva e Boni verranno entrambi rilasciati. È un piacere fare affari con te. Siediti qui. Allora? Buone nuove, vede? Io ero andata a perorare la sua causa e quella di questa bambina innocente. Ebbene, io posso dirle che abbiamo vinto. Grazie. Non amo essere ringraziato né benedetto. Ci spieghi meglio, allora? Ho trovato la strada, una strada difficile e complessa, ma... in fondo alla quale c'è la parola libertà. È vero, sì. Le credo. Perché lui ora è libero, colonnello. Mio marito è stato fucilato questa mattina al cimitero di Stagliena. Come fucilato? Proprio così. Fucilato. Ma allora lei perché è qui? Voglio gridarle in faccia il mio profondo disprezzo. Per lei e per tutti quelli che come lei hanno fatto di questa guerra un disgustoso mercimonio. Signor Bertone, deve venire con noi. Ma che succede? Ci deve essere un equivoco.
Un grossolano equivoco. Sì, andiamo. Dovrà spiegare tutto al comando. Lasciatemi. Lasciate stare. Non potete! Tu non metterti in mezzo. Io. Avanti, su, non faccia storia. Andiamo. Ma capite, c'è la bambina! C'è la bambina! Vada! Ma non preoccuparti, è tutto a posto. Parlerò col colonnello Miller. Ci penserà lui a sistemare tutto. Vai da sé, Olga, tu. Corri! Vai! Qui nel suo fascicolo leggo che lei è stato nell'esercito. Cavalleria Reggia, certamente. E da militari quali siamo? Le sarà facile capire che ci troviamo di fronte ad un banalissimo errore. Lei dice? Da quanto tempo conosce il signor Bertone? È una cosa lunga. Allora il mio nome era il primo in cartellone all'Olimpia di Mondovì. Io veramente sono attrice di prosa, ma sa, sono tempi difficili e una si deve adattare. Poi anche in rivista, se uno è bravo... Veniamo al punto. Da quanto lo conosce? Sono circa 6 mesi. Io rientravo con delle amiche. Era tardi ed era già cominciato quel maledetto coprifuoco. E lui si è presentato con l'auto. E? Ha detto di essere un impresario e ci ha offerto un passaggio. Complimenti. Perché lei è un colonnello, ingegnere e impresario. Dopo le spiego. Sì. Ci ha accompagnato all'albergo e sa com'è. Da cosa nasce cosa. Sì, capisco. Poi? Poi mi ha convinto a lasciare la rivista e ha detto che ne avrebbe messa su una tutta per me. E in che modo? Con quali mezzi? Non lo so. So solo che riceveva molte telefonate, che tanta gente mandava pacchi. Con gli impresari è una cosa normale. Pacchi contenenti che cosa? Cose personali. Biancheria, roba da mangiare. Molti salami. Guardi, a forza di salami, la mia pelle si è rovinata. La signorina può andare. Lasci che le spieghi, sta venendo fuori un quadro. Non veritiero, ecco. Proceda. Lassen Sie sie eintreten. Allora mi spieghi questo. Sono proprio curioso di sapere. Conosce queste persone? E voi conoscete questo signore? Perché non rispondete, perché? Ma gli dite che mi conoscete. Non c'è niente di male. Signor colonnello, lasci che le spieghi. Io posso aver sbagliato. Ho sbagliato. Ma a fin di bene. Mi creda. È cominciato tutto con la signora De Dominicis. Venite avanti, signor. Abita sopra me. Un giorno l'ho incontrata per le scale. Piangeva, disperata, perché le avevano arrestato il figlio. Di fronte al dolore di una madre, io che potevo fare? Le dissi, cercherò di fare qualche cosa per lei. È vero, signora? Sì, è vero. Ecco. E poi sono venuti tutti gli altri. Io cercavo di accontentarli, come potevo.
Ma loro non si accontentavano mai. Prima volevano sapere se il loro caro era vivo, poi volevano fargli avere notizie, poi ancora che ricevessero degli oggetti, poi che non partissero per la Germania, addirittura che li facessi liberare. Ma un povero diavolo come me, che poteva fare? Io cercavo di fare del bene. Nonostante tutto, molti di loro, io li ho aiutati. Non con tutti ce l'ho fatta. Ma a tutti ho dato perlomeno una speranza. È vero, Geometra? Sì. Ecco. A voi, io venivo a sapere delle verità terribili. Che dormivano in 10 in una cella, come cavalli, che venivano picchiati, torturati, che venivano messi in carri piombati, spediti. Chissà dove. E io che facevo? Si mettono i miei panni, non avevo cuore di dirlo. E tacevo. Sì. Tacevo. Non ci dormivo la notte, ma tacevo. Avreste voluto che ve lo dicessi? No. Era meglio lasciarli sperare. La verità la sapevo solo io. Le faccia uscire. Ufficiale di cavalleria è stato espulso dall'esercito per truffa, debiti e malversazione. Condannato per circonvenzione di incapace e addirittura vedo per bigamia. La sua situazione è seria. Lei rischia di fare la stessa fine del suo amico Walter. Che gli è capitato? Quello che merita chi tradisce la propria uniforme. Fare amicizia col plotone d'esecuzione. Mi dispiace. Le spiacerebbe meno se sapesse che Walter è stato responsabile della morte del suo amico. Ma come? Lei mi aveva detto che... Siamo arrivati troppo tardi. Mi ascolti bene. Lei è in una brutta situazione. Quello che l'aspetta sono i lavori forzati e non si può neppure escludere una condanna a morte. Ma io... ho una proposta da farle. Alessa! Necessaria la massima segretezza per il successo della nostra operazione. Me ne rendo perfettamente conto. Sono lieto che ne sia cosciente. È solo un saluto. Stia tranquillo, le ho dato la mia parola e la mantengo. Che cosa è successo? Niente. Mi devo allontanare per qualche giorno. E dove ti portano? A Milano. Tu rimani qui. Stai qui con Olga, eh? Va bene? Ma se tu vai via, quando credi che tornerà il mio papà? Presto. Presto. Molto presto. Non è vero. Lo so che siamo arrivati tardi. Ma che dici? Il colonnello Müller, te lo ricordi? Smettila!
Dimmi la verità, Giovanni. Mi dispiace. Ti prometto che io ritornerò. Guarda. Ti lascio questa. Così sei certa che torno a riprendermela. Stai tranquilla, andrà tutto bene. Non ti preoccupare, lei ci penso io. Scusami, io ti sto rovinando la vita un'altra volta. Tu pensa solo a tornare. Noi saremo qui ad aspettarti. È importante che impari a memoria tutto, anche il più piccolo dettaglio. Ci credo che è diventato generale. Moglie ricca, nome altisonante, zio cardinale. Pure massone. Ma perché vi interessa tanto questo forte braccio della Rovere? Era l'anello di congiunzione tra gli anglo-americani e la resistenza italiana. E qui c'è scritto che parla correntemente inglese, francese e tedesco. Io mastico giusto un po' di francese. Quello necessario per il tavolo da gioco. Solo che il nostro non è un gioco. Credo che non l'abbia capito che lei mi sta mettendo nei guai. In cambio della libertà, non lo dimentichi. Al generale della Rovere è riservato un trattamento particolare. Non deve essere fotografato né schedato. Va trattato con tutto il rispetto e la dignità che competono al suo rango. Tenente Franz, la riterrò personalmente responsabile del generale. Mi saluti l'amico Kesserling. E gli dica che gli accadimenti della guerra ci hanno messo su lati opposti, ma questo non diminuisce affatto la stima profonda che io ho per lui. Non mancherò. Colonnello. Generale della Rovere, in isolamento. Provvedo subito. Prego, generale.
Le è stato appena ricordato il mio rango. Un lavabo, un tavolo e un letto degni di questo nome. Dove? Dove sarei guadagnata? Basso Piave. Quando? Luglio del 18. Battaglia del solstizio. Reparto. 151esimo battaglione, brigata Avellino. Bravo. Magnifici soldati, coraggiosi e leali. Sono reduce da un lungo viaggio, dobbiamo ancora aspettare molto? Ci pensa lei? Sarà fatto, prego, generale.